Ecco, in questo senso sei un ricercatore, no? Perché io questa cosa non l'ho mai fatta. Quindi facendola per la prima volta oggi vado alla ricerca della giusta forma, della giusta immagine. In questo momento mi trovo a livello dei volumi, che poi una volta, immagina, questo livello era quello finale e poi si lucidava, ok? Invece io su questo livello poi scolpisco la pelle. Ma tu sei stato il primo a fare la pelle? Guarda che una ricerca di effetto pelle c'è sempre stato. Se tu vedi le sculture del Bernini o comunque dei grandi maestri, c'erano le rughe, ma comunque poi veniva lucidato il lavoro. Tu scolpivi i tratti caratterizzanti di un viso, quindi sì, le rughe, ma non tutte le rughe. Io invece ho portato il lavoro ad un livello nuovo perché magari ho degli strumenti che mi permettono di indagare la materia in maniera più veloce, perché comunque anche a quel tempo potevano farlo. Una ricerca del genere si poteva fare, ma non l'hanno fatta, perché ti mettevi piano piano, avrebbero potuto graffiare la superficie fino ad ottenere, no? Però non l'hanno mai fatto, evidentemente perché il modo di lavorare era quello, e quindi stavano comunque all'interno di una modalità che andava bene, perché devi comunque immaginare che a quel tempo sculture del genere erano commissioni, quindi il committente voleva rifarsi sempre a un esempio storico. Difatti il Bernini era molto criticato, se pensi al ritratto del Re Sole in Francia, fu criticatissimo per quei riccioli, quel modo, quella forma che aveva dato, che invece rappresentava la sua libertà del fare, e quindi doveva stare suo malgrado all'interno di schemi. Io invece me la prendo tutta la mia libertà e faccio quello che voglio. E a chi non gli piace, sti cazzi.